Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories perché oggi continueremo la nostra storia. Ci eravamo lasciati in un diciamo, periodo, tra virgolette, dove ho cominciato a farmare e ho cominciato a sistemare il deck. Vi avevo detto appunto che avrei farmato e avrei sistemato il deck per ottenerne uno in particolare, o per meglio dire con delle categorie di mostri in particolare. Ho farmato veramente tanto, ho perso all'incirca un paio di giorni per arrivare a questo punto e infatti stavo addirittura pensando a un vecchio trucco che si utilizzava all'interno del gioco, ovvero quello dello scambiare i mostri tramite la memory card. Che cosa vuol dire? Vuol dire appunto il metodo della duplicazione delle carte. Ebbene sì, in questo gioco si può, tramite un piccolo, diciamo, accorgimento delle regole, imposte dal gioco, e si possono ovviamente moltiplicare le carte. Questo perché, se vi ricordate, all'inizio del gioco c'era stato detto che non è possibile duellare o scambiare con lo stesso codice duellante. Il codice duellante viene creato nel momento in cui noi iniziamo la nostra avventura. Per cui, che cosa bisogna fare? Per fare questo trucchetto necessitano tre memory card, di cui due devono avere lo stesso identico salvataggio, quindi potete fare tranquillamente una copia della vostra partita nell'altra memory card, o per chi gioca con l'emulatore è decisamente più facile fare una cosa del genere. Mentre invece per chi gioca ovviamente nella vecchia console, se ancora c'è qualcuno che gioca nella vecchia console, deve avere tre memory card appunto fisiche. Il procedimento è lo stesso, però diciamo che con l'emulatore è molto più facile perché la memory card, tramite anche un programmino che si chiama Memcard Rex, che se mi ricordo magari ve lo metto giù in descrizione dove poterlo scaricare, vi permette di aprire le vostre memory card e vedere che cosa c'è all'interno. Non dovrete fare altro che ovviamente copiare, quindi diciamo duplicare la vostra memory card col vostro salvataggio e fare due copie identiche della stessa partita, quindi di questa stessa partita. Nella terza memory card invece dovrete cominciare una nuova avventura. Cominciando la nuova avventura avrete un nuovo codice duellante e quindi diciamo, è possibile scambiare le carte con la nostra partita. E quindi che cosa dovete fare? Dovete andare ovviamente sull'emulazione o sulla vostra console e mettere la prima memory card dove abbiamo una delle due memory card con la stessa partita con cui stiamo giocando e nella seconda memory card ovviamente avere la partita nuova che abbiamo creato, quindi col nuovo codice duellante. Passare tutte le carte che ci interessano dal primo profilo al secondo, quindi quello che abbiamo appena creato, e poi successivamente rifare la stessa operazione con l'altra memory card. Però questa volta passeremo tutte le carte che abbiamo precedentemente passato dalla nostra vecchia partita nella partita quella corrente. Di conseguenza avremo così una duplicazione delle carte, perché tutte le carte che avevamo nella nostra partita le abbiamo passate in una nuova partita e quelle di questa, diciamo, di questa nuova partita le abbiamo ripassate nel mio, diciamo, nel mio tra virgolette account o comunque nel mio salvataggio principale. Ovviamente ve la farò vedere questa cosa perché ho intenzione per l'appunto di farla tra virgolette in diretta qui con voi proprio perché vi volevo fare vedere questo. Ho farmato tra virgolette come vi ho detto ed ho ottenuto diverse carte che mi sono servite, mi sono state utili per creare appunto quel mazzo che di cui vi ho parlato a inizio gioco. Quindi un mazzo composto interamente da carte che mi possano permettere di ottenere il drago tuono bicefalo. Ho già fatto un po' di moltiplicazione delle carte, ovviamente di quelle meno diciamo meno importanti, che sono ovviamente le carte tuono e le carte drago che ho ottenuto durante il mio periodo di farming e adesso vi faccio vedere quello che sono riuscito ad ottenere. Quello che sono riuscito ad ottenere è questo. Innanzitutto il drago nero Meteora, finalmente l'ho ottenuto dal mago del prato. Mi ci è voluto veramente tanto tempo prima di dropparne una singola copia perché non ne ho droppate altre.
Infatti voglio fare appunto la moltiplicazione delle carte proprio per ottenerne subito tre copie ed evitare di perdere altro tempo a duellare con il mago del prato, perché veramente dopo 500-600 duelli diventa estenuante ottenere uno di questo drago. Ho trovato anche un sito molto interessante che probabilmente vi lascerò anche in descrizione, dove vi farà vedere tutte le percentuali di drop delle varie carte di ogni singolo personaggio, per i rank S e da Power e per i rank S e da Tech, che vi ricordo nuovamente. Power consiste nello sconfiggere l'avversario nel minor tempo possibile, quindi nei minor turni possibile, mentre invece il rango Tech si ottiene facendo esaurire le carte dell'avversario, quindi è molto importante perdere tempo, quindi una sorta di strategia per far unire le carte al vostro avversario in modo tale da potergliele fare sprecare e quindi perdere per mancanza di carte quando deve appunto estrarre, quando deve pescare appunto inizio turno. Quando succede una cosa del genere, quindi quando il vostro avversario non avrà più carte da pescare, raggiungerete il grado S-Tech. Il grado S-Tech serve appunto per sbloccare diverse carte che altrimenti non si potrebbero sbloccare, e sono diciamo i due picchi di range dove si possono ottenere le carte più rare, l'S Power e l'S Tech Rank. Fatta questa piccola premessa, il drago nero meteora si ottiene con l'S Power, quindi bisogna sconfiggere il mago del prato nel minor tempo possibile, nei minor turni possibile, e sconfiggerlo praticamente subito, ecco. Una volta fatto questo, abbiamo una buona probabilità, che è all'incirca, anzi, inizialmente è veramente bassa, tipo lo 0,19% di possibilità di ottenerlo. Una volta superati, non mi ricordo se erano i 500 duelli, la sua percentuale aumenta, diventando l'1,19% di chance di poterlo ottenere. Quindi, diciamo che 1,19% è relativamente basso, quindi io che l'ho ottenuto dopo veramente tanti duelli mi reputo abbastanza fortunato, e dato che non voglio perdere altro tempo sicuramente utilizzerò il metodo della duplicazione delle carte, quindi potete stare tranquilli che farò una cosa del genere. Ok, detto questo, volevo farvi vedere la mia situazione attuale, dopodiché farò un piccolo taglio perché farò appunto questo trasferimento delle carte e poi vi farò vedere qual è il risultato finale. Successivamente ho ottenuto anche un drago tuono bicefalo direttamente a carta, che sinceramente non pensavo di poter ottenere, però questa l'ho ottenuta da Ishin. Ho provato successivamente anche a sfidare Ishin, ricordandomi nella mia testa che le probabilità di ottenere il drago nero meteora potessero essere più alte. In realtà, controllando su questo sito, ho notato che le percentuali sono identiche, per cui potete tranquillamente sfidare il mago del prato, che è anche più facile da battere, quindi è meglio. Però se avete fortuna potete ottenere anche un drago tuono bicefalo direttamente a carta senza bisogno di fondere. Infatti ne ho ottenuto una sola copia e me la tengo stretta. Successivamente ho ottenuto addirittura tre copie del mago scuro affrontando il mago del prato, e io tra l'altro non mi ricordavo potesse dropparlo. Infatti la prima volta che l'ha droppato ci sono rimasto un attimo scioccato, perché ho detto: ma scusa, come fa a droppare il mago scuro? Vado a controllare ed effettivamente lo può droppare. Io veramente, ragazzi, non lo ricordavo. Successivamente ho preso anche due draghi neri occhi rossi da Giono. Giono secondo ha un'alta probabilità di droppare il drago nero occhi rossi, ed è per questo che appunto vi consiglio di affrontarlo o comunque combatterlo spesso e volentieri, perché comunque ha un'elevata chance di poterlo droppare. Io ne ho ottenute due copie in circa 100 duelli, quindi direi che è andato piuttosto bene e direi che mi accontento così. Poi ho ottenuto addirittura tre Jirai Gumo Cranio, che è quella carta che si ottiene da Weedle, che appunto vi avevo detto, se avessimo avuto fortuna avremmo potuto droppare questo tipo di carta. Questa è una carta che viene droppata abbastanza facilmente, io credo all'incirca in 50 duelli ne ho droppati 3, quindi fatevi il calcolo di quanto possa essere veramente comune il drop di questa carta.
e devo dire che non è male, perché 2200 d'attacco non fa schifo, assolutamente. Mentre invece poi tutte quante le altre carte, come potete vedere, sono draghi e carte di tipo fulmine, tuono, perché appunto mi servono per ottenere i draghi tuono bicefalo. E poi due Raigeki, di cui ne ho ottenuti tutti e due da Pegasus, con il grado S-Tech Rank. Stavo cercando di ottenere il Megamorph, che come vi ho detto è una delle carte più forti del gioco, perché aumenta 1000 punti di attacco e 1000 punti di difesa a qualsiasi mostro, però invece che ottenere il Megamorph ho ottenuto Raigeki e quindi me lo sono tenuto. Poi come potete vedere ho tutte quante carte di tipo drago e di tipo tuono, perché appunto andrò a sostituire tutte le vecchie carte che avevo con queste, perché il mio scopo principale nel deck è la rotazione del drago tuono bicefalo. Vi ho detto che il drago tuono bicefalo è una sorta di passepartout, perché è una tra le carte più forti all'interno del gioco, a meno che i personaggi alla fine del gioco, quindi parliamo di Seto, di Aishin e del boss finale, che ovviamente non spoiler il nome, possa giocare altri tipi di carte come Guardiano del Cancello, Drago Finale Occhi Blu, Drago Teschio Nero, che comunque sono delle carte che in realtà non si possono ottenere senza Game Shark. Utilizzando il Game Shark invece ovviamente si possono ottenere tutte le carte e quindi avere un deck ultra power con addirittura tre draghi finali e cose che comunque vi farò vedere come extra alla fine della serie. Farò una puntata extra dove cercherò, se lo trovo su internet, un salvataggio con tutte le carte. Se non lo trovo utilizzerò io il Game Shark tramite emulatore, perché so come utilizzarlo, e quindi vi farò vedere appunto che cosa si può fare col Game Shark e quali carte si possono ottenere per giocare, diciamo, un'avventura un po' più scialla, un po' più rilassata, ecco. Fatto questo, fatta tutta questa grandissima prefazione prima di cominciare la puntata, adesso staccherò, farò un taglio, se riesco vi inserirò appunto come fare la moltiplicazione delle carte e poi continueremo la nostra avventura affrontando i primi due templi, e poi faremo ogni puntata due templi fino a quando arriveremo appunto alla fase finale. Quindi piccolo taglio, ci vediamo tra poco. Eccoci qui nella schermata iniziale di gioco. Sono riuscito a trovare su internet, dal sito di GameFAQ, un salvataggio contenente tutte le carte. Sono stato abbastanza fortunato, perché quello sarà il salvataggio che utilizzeremo dopo aver completato la nostra partita, dove vi farò vedere tutte quante le carte che si possono utilizzare. Quello che vi voglio fare vedere adesso è invece il metodo che si può utilizzare per scambiarsi le carte. Ve lo faccio vedere tramite appunto il salvataggio del Game Shark, che possiede tutte le carte, per farvi vedere come si scambiano. Ovviamente non le scambierò nella mia partita, perché perderebbe di significato, mentre invece io voglio continuare con le mie carte, avendo fatto comunque un buon farming e non buttando tutto all'aria, e quindi vi farò vedere soltanto come si passano le carte e come fare questa sorta di duplicazione delle carte e basta. Nella schermata iniziale possiamo andare su scambio. Una volta entrati su scambio accederà il gioco a entrambe le memory card, come potete vedere, e dopodiché si aprirà la schermata di scambio. Ecco qui la schermata di scambio. Ecco, ora sulla destra voi vedrete il salvataggio con tutte le carte disponibili in gioco, mentre invece sulla sinistra vedete il mio profilo, dove appunto non ho tutte queste carte, perché non ho utilizzato nessun trucco, non ho utilizzato nulla. Quello che mi preme è solo farvi vedere come si possono passare le carte. Allora, potete passare fino a un massimo, se non sbaglio, di 8 o 10 carte, non ricordo, forse 8 carte alla volta, e voi potete anche non passare nulla, quindi è una sorta di passaggio automatico delle carte che ci servono. Ora, in questo caso, io sulla sinistra, dove in alto a sinistra c'è scritto 1G, rappresenta appunto il primo giocatore, mentre invece su 2G rappresenta il secondo giocatore. Quello che dovremmo fare è inserire nella prima o nella seconda memory card, poco importa, una delle memory card contenente la nostra partita. Vi ricordo che ne avevamo fatte due.
Quindi in una inserire una delle nostre partite e nella seconda memory card invece quella con la partita nuova. Che cosa bisognerà fare? Bisognerà passare, se vi faccio vedere ad esempio qui, vi faccio vedere, no, che posso passare, comunque sono 10 carte massimo, vedete, posso portare 10 carte da un profilo all'altro, quindi basta che poi prema ok e qui prema per esempio così, no, e poi faccia ok, no, posso fare esegui scambio. E una volta fatto questo, posso comunque scambiare le carte. Quindi togliamole. Una volta fatto questo, io non dovrò fare altro che inserire la partita che mi interessa continuare, quindi quella dove non ho intenzione di trasferire carte, e la memory card, la seconda, lasciarla dov'è, quindi rimane in questa maniera. Che cosa bisogna fare successivamente? Semplicemente passarsi tutte le carte che si erano passate precedentemente a quel profilo. Quindi se io prima avevo passato, che ne so, come si chiama, il drago del fuoco nero ad esempio, no, e lo passavo dalla mia vecchia partita alla partita creata appositamente per il duplicato, poi non avrei dovuto fare altro che prendere la carta dalla partita del, diciamo dalla nuova partita, e passarla nella mia vecchia, diciamo, e passarla appunto nella mia partita, quella che ho intenzione di continuare. È abbastanza semplice, non ci vuole nulla di che. Comunque, una volta che vi ho fatto vedere per l'appunto, aspettate che ho fatto una piccola cagata. Ok, una volta fatto questo, abbiamo appunto tutte le carte che ci interessano moltiplicate, quindi né più né meno. Quindi adesso mi passerò le carte dal mio profilo, le passerò ovviamente nel, diciamo, nella mia partita che avremo intenzione di continuare, e poi vi farò vedere il risultato finale. Quindi piccolo taglio e ci vediamo tra poco. Ed eccoci qui con il risultato finale. Risultato finale che ci permette di utilizzare adesso 3 draghi neri meteora, 3 draghi tuono bicefalo, 3 maghi oscuri, 3 draghi neri occhi rossi e poi ovviamente tutte le altre carte che mi servono per formare il drago tuono bicefalo. Adesso siamo pronti per cominciare la prima fase che ci porterà successivamente verso quella finale, ovvero la sconfitta di tutti i templi dei vari campi, quindi prato, foresta, montagna, eccetera eccetera. Io direi di cominciare subito con il prato, in modo tale da poter chiudere il cerchio, e faremo 2 templi ogni puntata. In questa puntata ne faremo uno solo, faremo soltanto il prato, perché ovviamente ho fatto una lunga prefazione, ho fatto una lunga introduzione, mentre invece negli altri video andremo ad affrontare tutti quanti gli altri templi, e ne faremo 2 alla volta. Bene, direi che con Drago Nero Meteora abbiamo una buona possibilità di chiudere il match in maniera istantanea. Cacchio. Ha messo lo scudo del millennio, il dannato. Ottimo. Vedete, il Raigeki l'ho preso proprio per questo motivo, perché alcune carte potrebbero darmi problemi. E il primo ce lo siamo tolti dalle scatole. Ovviamente il grado è sceso perché abbiamo utilizzato la carta magia. Procediamo. Se fossimo tornati indietro, avremmo dovuto riaffrontarlo.
Quindi queste sono delle battaglie ad endurance, come si suol dire. Quindi dobbiamo essere, dobbiamo batterli di fila. E questo invece è il Grande Mago. Il Grande Mago possiede delle carte un po' più forti rispetto al Mago, quindi dobbiamo stare attenti. Ah, piccola cosa, come potete vedere qui ho un drago, ho due draghi bianchi e occhi blu. Ve li faccio vedere perché è inutile nasconderli. Li ho passati per sbaglio dal salvataggio che avrei dovuto utilizzare come bonus. Non li utilizzerò ovviamente perché non li ho vinti ancora. Quindi nel momento in cui poi li vincerò li inserirò nel deck. Anche perché poi dovrò fare del farming per ottenere delle carte, tra cui il drago bianco occhi blu e altri tipi di carte che ovviamente devo avere all'interno del mio mazzo, come Megamorph e tutte altre carte che ovviamente mi serviranno. Quindi questo è poco ma sicuro. Ve lo volevo fare vedere perché non volevo evitare comunque che qualcuno magari se ne accorgesse e dicesse: ma come, hai il drago bianco occhi blu e non l'hai utilizzato? No, non lo utilizzo perché in realtà non l'ho ancora vinto, per cui volevo precisare questa cosa. Andiamo. Anche perché il drago bianco occhi blu si può ottenere da Seto Kaiba, ma in quantità molto rara, mentre invece da Seto secondo o da Seto terzo addirittura, che affronteremo su più in là, avremo una probabilità molto più alta di ottenere il drago bianco occhi blu. Allora, qui cosa abbiamo? Quindi primo facciamo subito drago tuono bicefalo. Stiamo attenti perché il Gran Mago Kepura possiede Guardiano del Cancello. Quindi potrebbe mettermi in difficoltà. Possiede anche carte non potenziate dal fattore campo, proprio perché lui ha una possibilità comunque di variare all'interno del suo deck, che lo rende un po' più debole dal punto di vista organizzativo rispetto al Mago del Prato, ma sicuramente molto più forte perché non dipende dal campo. Quindi se quando lo dovremmo andare ad affrontare al di fuori della campagna, vedete, quindi al di fuori del gioco, potrebbe dare tantissime difficoltà. Anche se in realtà, diciamo, oltre la campagna non abbiamo motivo di sfidarlo perché non possiede carte eccezionali, possiede delle carte molto comuni, quindi possiamo evitare di batterlo, però la difficoltà appunto sta anche in questo. Domatore di mostro. Bah, niente di che. E otteniamo così il primo oggetto. L'occhio del millennio. Ottimo. Una volta fatto questo, possiamo dirigerci verso il prossimo tempio, ma lo faremo nella prossima puntata. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.